Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo dedicate agli escursionisti piemontesi, per questa settimana dedicata al Ponte Pasquale. Lo scenario euroatlantico, dominato durante questa settimana dalla contrapposizione tra l'anticiclone dell'Azzurro ad ovest ed una vasta area depressionale ad est, configurazione questa che ha determinato estese e perduranti condizioni di Fen, vedrà già nella seconda parte della giornata di domani un indebolimento dell'alta pressione sul nord-ovest italiano, sotto la spinta di un'ondulazione depressionaria che dalla Francia scivolerà verso il Mediterraneo occidentale nel corso della giornata di sabato. In tale contesto, la nostra regione verrà a trovarsi nelle giornate di sabato e di domenica sotto condizioni di marcata variabilità, con precipitazioni sparse che si alterneranno a momenti più asciutti. Discorso a parte per la giornata di Pasquetta, che grazie alla rimonta di un campo di alta pressione sull'Europa occidentale, con centro di massa posizionato a ridosso delle isole britanniche, vedrà progressivamente nel corso della mattinata il prevalere di condizioni più soleggiate, favorite da un flusso di correnti secche settentrionali. Veniamo quindi nel dettaglio alle previsioni. Sabato 4 aprile, giornata in gran parte nuvolosa. Sono attese deboli precipitazioni sparse fino al primo mattino a nord del Po, che saranno limitate poi nel corso della giornata alle zone montane e pedemontane. Dalla serata i fenomeni andranno moderatamente intensificandosi sulle zone di confine tra il Pigrai e le Pontine e a interessare anche le zone di pianura centro-orientali, con una quota neve in calo fino ai 1100-1300 metri. Le temperature minime saranno in lieve aumento, le massime in calo. Lo zero termico è previsto sui 1500-1600 metri, su valori più alti, tra i 1700-1900 metri, tra Alpicozze meridionali, marittime e liguri. I venti soffieranno moderati sulle cime alpine ed appenniniche, mediamente deboli con qualche rinforzo al più moderato altrove. Domenica 5 aprile. In un contesto ancora per lo più nuvoloso, nubi irregolari si alterneranno a qualche schiarita che risulterà più apprezzabile al primo mattino sulle cime alpine occidentali. Le precipitazioni saranno sparse, mediamente deboli o localmente moderate, insistenti soprattutto sul settore occidentale della regione. La quota neve è attesa in calo fino ai 1000 metri. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo. I venti soffieranno moderati settentrionali in quota, deboli con qualche rinforzo al più moderato da est-nord-est altrove. Lunedì 6 aprile. Le precipitazioni andranno esaurendosi ovunque nelle ore prima dell'alba e già in mattinata avremo condizioni prevalentemente soleggiate, con qualche residuo addensamento al primo mattino tra torinese e cuneese. Le temperature minime saranno in lieve calo, le massime in aumento. I venti soffieranno moderati settentrionali sui settori alpini, con locali condizioni di Fen in Val d'Ossola, deboli altrove. Data l'estrema variabilità che caratterizzerà il fine settimana, concludiamo consigliandovi di seguire i prossimi aggiornamenti dei bollettini meteo sui siti di ARPA Piemonte, Rischi Naturali e Meteovetta e di utilizzare l'app di Meteovetta per essere sempre aggiornati sui dati in tempo reale e sulle previsioni. Da ARPA Piemonte vi auguriamo buone feste!